tutti assolti per la morte del piccolo Stefan Tironiak, il bimbo di 10 anni che morì 7 anni fa in piscina al Crocodile nel primo giorno dei Campi Solari. Si è concluso così il processo celebrato al Tribunale di Arezzo davanti al giudice Gianni Fruganti, che nella tarda mattinata di giovedì ha letto il dispositivo. Sul banco degli imputati il titolare della piscina Crocodile e due educatori dell'associazione Baobab, ai quali il comune di Monte San Savino aveva affidato il Campo Solare. Il proprietario della struttura è stato assolto perché il fatto non costituisce reato, mentre due educatori perché il fatto non sussiste. Era stato lo stesso PM Luigi Niccacci a richiedere l'assoluzione. Stefan quella drammatica mattina si trovava in acqua quando venne colpito da un altro bambino mai individuato, che con un tuffo dal bordo gli procurò la rottura dell'osso del collo. Il bimbo, privo di sensi, finì così sott'acqua, non riuscì più a riprendersi e morì. Per un disguido quel giorno gli istruttori di nuoto non si presentarono. I bambini rimasero comunque all'interno della struttura. Adesso si attendono le motivazioni della sentenza da parte del giudice Gianni Fruganti. In aula giovedì mattina non erano presenti né gli imputati né i familiari del piccolo Stefan.